Allora. Dunque, mettiamo la mezza punta e siamo qua. Siamo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso stendiamo 8 volte le gambe, cercare di avvicinare il naso alle ginocchia. 1 e torno. 2, torno. 3, torno. 4, torno. 5, torno. 6, torno. 7. Torna e rimaniamo là. 1, 2, 3, 4, chiudiamo bene le mani a terra. 6, 7, ora proviamo a tenere l'equilibrio 8 secondi. Ok. Facciamo mezza punta, punta, mezza, torno. 4 con la destra e 4 con la sinistra. Vado, 1, 2, 3, 4 ancora, 2, 2, 3, 4 ancora, 3, 2, 3, 4 all'ultimo, 4, 2, 3, sinistra, spingo bene il collo del piede in avanti, giù, e 2, vado, vado, giù, e 3, vado, vado, giù, e 4, hop, hop, giù, 8 releve, 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani, 1, 2, 3, 4, 5, bene, basso le spalle, 7, 8, alzo le braccia verso le orecchie, posizione, non per forza una prima super aperta, va bene? Una posizione comoda e vado, destra, punta, mezza, torno, vado, 2, vai, vai, torno, 3, punta, mezza, torno, 4, spero che non sentiate troppo casino, sinistra, punta, mezza, torno, 2, vai, vado, torno, 3, vado, vai, torno, l'ultimo 4, e releve, vai, 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, e rimaniamo, braccia fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e va, 1, e torno, dritta la schiena, 2, torno, 3, vai, 4, vai, 5 e 6 e 7 e 8, rimani, 2, 3, 4, rimango in releve, 1, provo, 2, 3, 4, 5, 6 e rilasso giù, rilasso, rilasso, giù, 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 pesante la testa. E vado, mi siedo. Facciamo solo le dita dei piedi. Dritta la schiena, mi raccomando. Le braccia sono o fuori o giù come volete. E partiamo, va. 1, 2, 3. Tesi le ginocchia, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora, 1, 2, 3. Talloni sono sollevati. 5, 6, 7. Mezza punta ora. 1 e flex. 2, flex. 3, flex, 4 e 5 e 6 e 7 e 8, adesso mezza punta, punta, torno, 2 e 3 e 4 e 5, non perdiamo la schiena, 6 e 7 e 8, vado flex, punta, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimaniamo 8 al massimo, 1 con le braccia fuori, 2, altissimi talloni, 3, 4, 5, 6, 7 e rilasso, 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 busto sulle gambe, cerco di schiacciare forte,
stessa cosa in flex, tiro le punte dei piedi verso di me con le mani e allungo bene sotto. Ok, andiamo avanti. Ok, prendiamo la gamba destra con la mano sinistra, quindi la mano opposta. Piede in flex, mi raccomando, il ginocchio allineato alla punta del piede. Estendi in avanti, non importa se non riuscite a stendere, l'importante è non farsi male, fare correttamente. 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stessa cosa da seduto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stessa cosa da sdraiato. Vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiro normale, 1, fianchi dritti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, adesso sempre tenendo la gamba, mi siedo, mi sdraio 8 volte, 1, mi siedo e torno, 2, torno, 3, torno, 4, vado, 5, 6, 7, 8, dritta la schiena, 8 secondi per chiudere la gamba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio gamba, vai a sinistra, in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sedute, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, sdraiati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiro normale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e va, siedo, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, 8 secondi per chiudere, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stop. Adesso facciamo una serie di addominali da sdraiate, 8 volte vado a toccare la punta del piede e scendo, alternati, destra e sinistra, e poi 8 sforbiciate più veloci, così, va bene? Poi una volta finito ripartiamo dal capo con la gamba sinistra, 8 e 8, pronti? Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, riparto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, perfetto. Spaccata frontale. Mettiamoci qua. Piedi in flex, braccia fuori. Allunghiamo bene le gambe verso l'esterno. E stiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sette flessioni laterali, allungando bene, 1 e torno, 2, torno, 3, vai, 4 e 5 e 6 e 7 e 8, rimango due fianchi a terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adesso alzo e schiaccio giù fino in fondo. Allungo e cambio lato. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e mi schiaccio giù. 8. E su. Bene, sui gomiti tiro bene la frontale. Sto lì 8. Piedi flex, stiamo ancora 8.
bene giù il bacino, dritti i fianchi, bene i piedi in flex che tirano. Ok, adesso pieghiamo le gambe, uniamo le punte dei piedi dietro, la nocchietta. Cerchiamo di unire le punte e di rimanere lì. Il bacino spinge verso terra. Adesso sulle braccia e rimango, attenzione alle anche, eh? Piano piano stacchiamo e rimaniamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte. Tiro dentro la pancia e mi sollevo verso l'alto, molto lentamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e rimani. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e scendo. Molto bene. Adesso facciamo pancia sotto con la fronte appoggiata a terra, un esercizio per le spalle e per le braccia. Solleviamo solo le braccia, 8 volte in avanti e tengo, fuori, uguale e uguale dietro. E poi facciamo 8 applausi avanti e indietro. Partiamo con me, giù la testa, fronte a terra. Vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rimani, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laterali, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rimani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lungo i fianchi, palmo a terra, vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rimani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vado, vado avanti e indietro, 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Molto bene. Vado lungo la schiena, testa indietro. E rimaniamo là. Esci, vado in ginocchio, posiziono la coccinella, mani lungo i fianchi e rilasso la schiena, giù la fronte a terra e rilasso. Adesso facciamo schiena gobba, altissima. E vado indietro, avvicino la testa a sedere. E vado, gobba, e allungo. E due, e allungo. E tre, e allungo. E quattro, e rimaniamo indietro. Due, tre, quattro, vado gobba. Cinque, altissima. Sei, sette, otto, scivolo. E ritengo di nuovo indietro. Uno, due, 3, 4, 5, 6, 7 e torno. Vado sui piedi e abbraccio le ginocchia. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stendo le gambe, avvicino il naso verso le ginocchia. 3, piedi uniti, 4, 5, 6, 7. Piego e torno su piano piano piano. Ok, molto bene. Partiamo, mani sui fianchi, circonduzione del bacino, piccole, 4 da un lato e 4 dall'altro. Vai, 1 e 2 e 3 e cambio. 1 e 2 e 3, più grande adesso. Vai, e 1 e 2 e 3 e cambio. E 1 e 2 e 3 e 4. Mani sempre sui fianchi, piccole onde. Vai, e piccola onda. E 2 e 3 e rimango indietro. Spingo il bacino in avanti. 5, 6, 7, 8. Al contrario adesso. 1, 2, 3. 4 e faccio la gobba, tiro sulla schiena, 1, 2, 3 e srotolo su. Bene, ok, adesso facciamo un'onda grande, appoggio le mani in ponte e torno su sempre in onda. Ok, facciamo solo 3 volte. Andiamo avanti e appoggio in ponte
e torno allo stesso modo e su, molto grande il movimento, ancora due volte e va, torno e su, e l'ultima volta rimango in ponte, vado, rimango in ponte almeno 8 tempi. Torno giù, abbraccio le ginocchia, fronte sulle ginocchia, rilasso la schiena e stendo giù le gambe. Bene. Affondo destro. Mi raccomando, ginocchio sopra il tallone, mani sui ginocchi davanti e cerco di rilassare il bacino, portarlo verso terra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pieghiamo la gamba dietro e tiriamo il quadricipite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene. Braccia verso l'alto, addrizzo bene i fianchi. E scivolo giù in spaccata. Tengo 8 secondi con un braccio fuori e uno avanti, come il salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, due mani verso il ginocchio dietro, allungo, allungo, allungo. Ti senti tirare questa parte. E vado in avanti, piedi in flex, altri 8 secondi. Benissimo, cambio, gamba sinistra. Stessa cosa, ginocchio bene sopra il tallone, due mani sul ginocchio e rimango lì, spingo il bacino verso terra. Piego la gamba dietro e tiro il tallone verso il sedere. Due braccia in alto e cerco di mantenere i fianchi lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vado in spaccata. Tengo 8 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, due braccia dietro vicino al ginocchio e allungo bene. Vado in avanti e tiro il piede in flex. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfetto, abbiamo finito il riscaldamento e adesso siamo pronti per iniziare con gli attrezzi. Prendiamo le clavette e iniziamo con i giri semplici. Ne facciamo 8 simultanei e 8 alternati, indietro e poi in avanti. Partiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alterni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi raccomando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in avanti, 1, 2, braccia tese, 6, 6, 7, 8, vado, 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 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, adesso facciamo giri sopra e sotto. Mi raccomando, cambiamo l'impugnatura. Sopra, come se facessimo un ok con la mano. Sotto invece dobbiamo prendere la clavetta fra il pollice e il medio. Così. Sopra e sotto. Sopra e sotto. Cercando di tenere il piano e passare bene vicino vicino al gomito. Sopra e sotto. Sopra, sotto. Sopra, sotto. Sopra, sotto. Facciamo clavette, vado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso proviamo a coordinare, con una clavetta facciamo dei giri semplici e con l'altra facciamo giochi. Andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra, vai, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi raccomando, lo rifacciamo ancora una volta. Cercate sempre di scorrere verso il pomello piccolo, ok? 1, braccio sempre teso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, adesso facciamo giochini semplici alternati, destra e sinistra, più veloce che potete. Ok, molto bene. Adesso insieme, due clavette insieme. Hop, hop. Anche qua i gomiti sono tesi, le clavette girano parallele, parallele, parallele. La spinta del giochino è sempre verso il basso, non è un lancio verso l'alto, bensì un lancio verso il basso, il basso, il basso. 2. Stessa cosa con il doppio giro. Cerchiamo di ripetere sempre tutto 10 volte fatto bene, ok? Bene, adesso proviamo questo. Una clavetta fa un giochino così e l'altra lo fa al contrario. Così, alternato. Sì? Hop. Hop. Proviamo a farlo alternato destra e sinistra. Una volta a destra e una volta a sinistra. Vai, vai, vai. Sì? Molto bene. Così. La clavetta sinistra fa due giri, la destra ne fa uno. Appena prendo la destra, pronta a prendere la sinistra. Ovviamente sia con una mano che con l'altra. Una volta che siete riusciti a fare questo, andiamo al livello successivo. Quindi prendo e con la stessa mano faccio partire un giochino doppio. Prendo con la stessa mano un giochino doppio. Destra e sinistra, anche questo, mi raccomando. Perfetto. Adesso proviamo a fare lancio di sinistra e prendo dietro. Lancio di destra e prendo dietro. Sì? Destra e sinistra. Più veloce che potete. La mano che lancia è la stessa mano che prende. Così, lancio e prendo. I piedi non si spostano, quindi dovete fare un lancio molto preciso. E non mi fermo mai. Vado. Vado. Anche qui contate quanti riuscite a farne di seguito senza sbagliare. Adesso al contrario invece, lanciamo sotto e prendiamo in avanti. Sempre la stessa mano che lancia e la mano che riprende. Parte la mano sinistra in alto e la destra intanto fa il lancetto. Così. Non ci fermiamo mai. 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 Vado. 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 Hop. 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 Scorrete sempre verso il pomello. Ok. Adesso riprendiamo il giochino di prima. Una clavetta fa un giro e una ne fa due. Il doppio giro lo prendiamo dietro la schiena, proprio così. Questa può diventare anche una maestria se eseguo una rotazione. Magari un po' meglio di così. Su una pedana sicuramente viene meglio. Il giochino doppio lo prendo dietro, quindi scambio le due mani. La clavetta che ho lanciato di sinistra la prendo di destra e quella che ho lanciato di destra la prendo dietro di sinistra. Prendo una clavetta al contrario e una per il pomello. Quella al contrario la posiziono sotto all'altra, più o meno a metà, un po' più verso il pomello. Faccio perno e la faccio girare intorno al suo asse, senza lanciarla, senza colpirla.
Le clavette si toccano sempre, non perdo mai il contatto. Una volta che l'avete imparato, proviamo a prendere e lanciare. Quindi, la mano che fa perno, fa girare l'altra clavetta, prende tutte e due e poi ne lancio una e riparto. Benissimo, adesso proviamo a imparare questo movimento. Come si fa? È molto semplice. Allora, posiziono la clavetta e l'attacco al gomito. Faccio fare un giro l'avambraccio, la metto poi sopra. Faccio un altro giro nello stesso identico verso. E vado, un giro semplice. Da capo, attacco dietro, un giro. Attacco davanti, un giro e vado. Attacco dietro, un giro. Attacco davanti, un giro e vado. Una volta che l'avete imparato di destra e anche di sinistra, provate a farlo con due mani insieme. Bene, per oggi è tutto, se l'allenamento vi è piaciuto lasciatemi un like, qualche commento e iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!